quasi un anno e fra poco sono passati anche 6 mesi per poter fare le domande e ancora non ci sono chiarimenti. Ma sono 300 giorni che ci tengono sulla graticola, è inumano. Non ho perso io non ho perso, a me mi hanno rubato, io non ho perso, mi hanno rubato 60.000 euro di risparmi. Ci stanno rimborsando chi, quando e dove? Il problema è che saranno rimborsati solo un terzo. Ad esempio, ora stavo parlando con una signora che non sarà rimborsata perché nel contratto d'acquisto c'è la sua firma, invece la firma del padre. Sono intestata al padre, però ha firmato lei. Noi abbiamo richiesto di procrastinare la scadenza del rimborso proprietario per un periodo uguale al ritardo dell'emanazione dell'arbitrato. Sarebbe l'unico modo per consentire una scelta razionale. Oggi è toccata a noi, domani non si sa chi tocca. Ci hanno bloccato, non ci hanno fatto passare dalla via di Ruti, perché forse passavamo davanti a Casa Boschi, ma non era assolutamente nostra intenzione fare atti particolari. Hanno messo 500 poliziotti per 200 manifestanti, vi dovete vergognare, li paghiamo noi queste persone. Ci prendono per delinquenti che ci volevano perquisire anche la macchina, non è che si viene con le bombe, è un anno, non si è mai dato dimostrazioni di violenze. I mafiosi non hanno uno spiegamento di forze simili. Sicuramente non abbiamo più il diritto al risparmio, va bene, e adesso forse vogliono toglierci anche il diritto di protestare. E ora Roberta comincerà questo rimborso, vai Roberta, comincia a dare questi soldi dei Monopoli ai nostri truffati. Noi siamo stati truffati dal governo, dalla Banca d'Italia, non li mettere in banca, non li mettere, 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 non li m